Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi è un video molto particolare, diverso dal solito, perché vi farò vedere come decorare delle tazze. Di solito vi faccio vedere come decorare le unghie, ma oggi ho pensato di decorare le tazze. Oh yeah! Allora, diciamo che è una tecnica che si usa anche per fare una nail art molto particolare. Questa volta però userò questa tecnica sulle tazze. Sì, ho visto anch'io i video virali che giravano su Facebook. L'idea è bellissima, mi è piaciuta fin da subito e oggi sono qui per farvi vedere come ho realizzato la mia tazza, le mie tazze e poi per chi magari non conosce questa tecnica. Quindi se volete vedere step by step come decorare una tazza fai da te, seguite il mio tutorial. Un bacione! Vi servirà una bacinella molto capiente con all'interno dell'acqua. Adesso vado a prendere uno smalto vecchiotto, quasi finito, della China Glaze e lo applico nell'acqua, stando vicino alla superficie. Adesso con lo stuzzicadenti, molto delicatamente, creo una sorta di decorazione. È arrivato il momento, ora immergo la tazza fino al manico. Ora con un dischetto di cotone imbevuto di solvente pulisco il fondo della tazza dai residui di smalto. Allora, queste sono le tazze che ho decorato, mi piacciono tantissimo e devo dire che sono contentissima del risultato. Vi dico una cosa, sui siti, su alcuni video consigliavano di sigillare la tazza con del colore acrilico chiaro in spray. Sinceramente io non ho fissato le tazze con nessun spray perché comunque sia ci bevo e sinceramente spruzzare una cosa comunque tossica non mi andava e già c'è lo smalto, voglio dire, quindi ho preferito di no, appunto serviva per sigillare lo smalto, tipo il top coat per le unghie, però ho preferito di no. L'unica cosa è che bisogna lavarle delicatamente con la spugna normale, non la spugna quella lì ruvida. E quindi la parte gialla della spugna e non quella verde, ragazzi. Ovviamente utilizzarla sempre, lavarla sempre significa che prima o poi lo smalto viene via. L'idea è carina, è molto molto bella anche come idea regalo, anche per San Valentino. Poi queste tazze qui sono stupende perché hanno il manico a forma di cuore, quindi potete sbizzarrirvi. E nulla, in un commentino fatemi sapere se vi piace questa tecnica anche sulle tazze, se vi piace il risultato, se la farete anche voi, che colori utilizzerete. Io sinceramente prenderò altre tazze e magari abbinerò tipo più colori, tipo il blu all'azzurro, insomma mi divertirò. E nulla, sono curiosissima, scrivetemi qui sotto. Come sempre, se vi fa piacere, lasciate un mi piace a questo video e condividetelo sui vostri social. Un bacio grande, mua, e ci vediamo molto presto con tantissimi nuovi tutorial. Ciao!